Il risultato ci porta ad avere dei coglioni gonfi, ma di un gonfiore clamoroso, ragazzi. Però è calcio d'agosto, è ancora agosto. Veniamo da un pareggio dove due gol loro sono venuti da una cappella del portiere, sfortunato che la palla carambola sulla traversa, da un rigore concesso a loro che ci può stare o non ci può stare, ci sta, si può dare, dove è stato scoordinato il nostro difensore, dove il nostro portiere para e la ribadiscono in rete. Quindi due gol quasi del tutto casuali, dove tu hai avuto per il 70% della partita il controllo, dove tu che hai avuto tutti i nazionali che non si sono riposati, e Lautaro insegna che se non ti riposi, oggi l'abbiamo visto, sei con le batterie scariche, quindi nessuno si deve azzardare a criticare non il nostro capitano, ma qualsiasi giocatore nostro. Da Di Marco che ha fatto pietà, Mkhitaryan già l'età che c'ha, Lautaro non si è riposato, è rientrato anche prima. Prendiamo un Inter che ha iniziato bene dal punto di vista del gioco, purtroppo ci manca chi salta l'uomo, ai noi, ma un Inter che dal punto di vista del collettivo è stata forte, esattamente come l'Inter dell'anno scorso, campione d'Italia, è stato superiore all'Inter e al calcio che ha proposto l'Inter l'anno scorso a Genoa, dove abbiamo pareggiato a culo per il rotto della cuffia, dove abbiamo fatto pietà e siamo stati sottomessi. Oggi un gol annullato giustamente, due gol strepitoso Thuram, qualche azione dove potevamo concludere meglio e poi ragazzi abbiamo iniziato fuori casa, abbiamo iniziato con una squadra con zero nazionali più fresca di noi, abbiamo riniziato in un campo ostico dove hanno fatto un tifo clamoroso e quindi chi inizia a sputare sentenze al 17-18 di agosto dopo una ottima Inter che pareggia con molta sfortuna a Genoa è proprio un testa di cazzo. Noi tre gol di cui due annullati, un rigore che ci ha tolto giustamente il VAR, un rigore loro che ci stava, che avevamo parato, il primo gol loro che erano andati in vantaggio e di carattere l'abbiamo ribaltata, venuta con tanto ma tanto culo, quindi ad oggi, poi più avanti magari, non vi azzardate a criticare questi giocatori, dal primo all'ultimo, c'è chi è più in ombra, chi è più brillante, ma oggi l'Inter ha fatto la sua partita, oggi l'Inter ha giocato meglio dell'Inter dell'anno scorso a Genoa, oggi l'Inter mi è parsa più cazzuta rispetto all'Inter dell'anno scorso a Genoa, quindi dal punto di vista della performance sono soddisfatto, dal punto di vista del risultato mi girano altamente i coglioni. Scrivetemi qui sotto se non siete d'accordo, se la pensate diversamente da me, io ho visto un'altra partita, voi avete visto un'altra partita rispetto alla mia, ma oggi criticare, perché già mi immagino qualcuno, è proprio da testa di caso, di chi ha caccia di like, di chi ha caccia di visualizzazioni. Viva l'Inter, se l'Inter è questa quest'anno, ci potremmo togliere altre soddisfazioni come quelle dell'anno scorso, poi non tutti gli anni e non tutte le vite si può vincere lo scudetto nel derby, ma a noi è capitato, quindi grande sorrisone, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e per i vostri amici che già vi iniziano a scrivere Mkhitaryan è finito, Lautaro è piantato, Di Marco è finito, quell'altro non aveva iniziato, condividete questo cazzo di video così almeno inizia un attimo a cambiare la mentalità. Viva l'Inter ragazzi, iscrivetevi, viva l'Inter e super Marcos Thuram. Se quest'anno Thuram fa il salto di qualità, ha voglia di incazzarsi per un pareggio in trasferta ad agosto a Genoa, ci toglieremo tante soddisfazioni. Viva l'Inter.